Conferenza stampa di fine anno per il sindaco di Comune Città Metropolitana di Firenze, Dario Nardella. Mobilità, grandi opere, stadio, PNRR, molti i temi all'ordine del giorno nell'incontro con i giornalisti per salutare il 2022 e fare il punto sulle principali sfide del 2023. Anno che, conferma il numero uno di Palazzo Vecchio e Palazzo Medici Riccardi, sarà decisivo in particolare sul fronte delle infrastrutture e dell'avanzamento della rete tranviaria. Nel corso della conferenza stampa non sono mancati riferimenti alla situazione politica del paese, allo scenario internazionale e al conflitto in corso, così come ai problemi dell'informazione locale. Di solito quando ci facciamo gli auguri a Natale si parla un po' delle cose realizzate nell'anno che ci apprestiamo a lasciarci alle spalle, nell'anno che verrà. È stato un anno ovviamente sfidante, difficile come gli altri, in particolare quest'anno abbiamo avuto i primi mesi che appunto ricordavo sono stati segnati dal Covid, non è stato facile riprendere. La città di Firenze chiudeva il 2021 con delle previsioni sull'export e sul PIL straordinarie. Purtroppo la guerra, il Covid, l'inflazione, la crisi energetica, l'aumento del costo delle materie prime hanno rallentato questa ripresa, che però rimane alta se guardiamo al territorio metropolitano fiorentino, oltre la media italiana, che come avete visto anche in queste ore è una media buona se guardiamo al PIL e alla crescita dell'occupazione. Il nostro compito però è mantenere alto questo livello e infatti ci apprestiamo ad un anno che sarà davvero un anno importante per la nostra città. Potrei dire che il 2023 sarà davvero l'anno dell'avvio delle opere pubbliche importanti attese da tanto tempo, perché siamo in grado di confermare, diciamo, da un lato la continuazione dei lavori della linea tranviaria che arriverà a San Marco, la linea di Libertà San Marco, i lavori che stanno andando avanti, ma cominceremo anche i lavori della linea di Bagno a Ripoli. Abbiamo approvato proprio oggi in giunta la delibera, che fa partire la fase della contrattualizzazione della linea di Bagno a Ripoli. I lavori cominceranno appunto nel 2023, saranno lavori importanti, i primi interventi riguarderanno il parcheggio scambiatore di Bagno a Ripoli, ma poi interverremo anche negli altri tratti della linea tranviaria. Anche sempre oggi abbiamo portato in giunta l'avvio della procedura di appalto integrato per progettazione ed esecuzione della linea 4 in Campi, e quindi anche la linea 4 dovrà essere, cioè dovremo vedere l'inizio dei lavori entro la fine del 2023, quindi due linee molto importanti. Poi sarà anche l'anno dello stadio, perché abbiamo avuto proprio in queste ore la conferma degli uffici di tutti i ministeri coinvolti delle risorse. Non solo delle risorse originarie, ma anche di tutte le risorse aggiuntive stabilite dal governo Draghi, per un totale di 190 milioni di euro circa. E poi è l'anno della TAV, dell'alta velocità, finalmente. Ci siamo visti con l'ingegner Macello 10 giorni fa, una settimana fa circa, con i nostri tecnici qui a Palazzo Vecchio. Nel corso di quella riunione abbiamo fatto un po' il punto sulle opere che interessano l'area fiorentina. L'appalto da 1 miliardo di euro è andato a buon fine e i lavori cominceranno per l'appunto all'inizio dell'anno prossimo, sia i lavori di sottoattraversamento sia i lavori della stazione dell'alta velocità, la cosiddetta Foster. Quindi anche quest'opera attesa da anni, così come sullo stadio, sull'alta velocità sono stati anni e anni a discutere, a polemizzare, a perderci nelle chiacchiere. Il 2023 è l'anno della concretezza, ecco, vorrei dire. Quindi tranvie, stadio, alta velocità, e poi c'è l'aeroporto. Per ora tutto procede secondo le previsioni, il lavoro che abbiamo portato avanti con il Presidente della Regione, Gianni, con la società Toscana Aeroporti e l'ENAC, è un lavoro che sta dando i suoi frutti. Una volta concluso, diciamo, il dibattito pubblico, si procederà
con la presentazione definitiva del progetto, che interessa non solo la nuova pista, come sapete, ma anche la illustrazione. E ad oggi non ci sono elementi per negare che, diciamo, per cambiare la data di inizio dei lavori entro il primo semestre del 2024. Quindi il 2023 sarà un anno comunque decisivo per l'aeroporto, perché sarà l'anno nel quale saranno completati tutti i passaggi, diciamo, legati alla progettazione, all'affidamento dei lavori. Quindi siamo, direi, di fronte ad una prospettiva di grande trasformazione della nostra città, di tutta l'area metropolitana. L'ultima cosa che mi piacerebbe dire, che ci tengo a dire, lo rivolgo a tutti voi, è un augurio. Diciamo, questo Natale è un Natale di guerra. È il primo Natale che l'Europa vive con una guerra in casa propria. Non era mai successo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ed è davvero drammatico, se ci pensiamo, perché diventa ancora più forte la rabbia, il dolore per l'assenza di un vero e proprio processo di pace, tangibile processo di pace. Come ho detto l'8, il 7 di dicembre, quando abbiamo acceso l'albero, l'unico regalo che vorremmo vedere sotto l'albero è la pace. Auguriamoci che questo Natale possa spingere tutti i grandi del mondo, dalla Cina, gli Stati Uniti, la Russia, l'Europa, ad aprire davvero un potenziale di pace. E quindi l'augurio che penso tutti noi ci dobbiamo fare è appunto la possibilità di raggiungere il prima possibile una pace nella guerra in Ucraina. Pensare a come le famiglie ucraine vivranno questo Natale ci addolora moltissimo, bambini, donne, situazioni drammatiche che io stesso ho visto quest'estate ad agosto, quando ho visitato Kiev e ho incontrato il presidente Zelensky. Ma ad agosto si poteva stare per strada, non c'era il problema dell'acqua, del gas, dell'elettricità. E invece la situazione è drammatica dai resoconti che ci arrivano dai sindaci. Quindi un Natale di pace, questo io augurerò a tutti i fiorentini, auguro a tutti voi, auguro per tutti noi un Natale di pace, un Natale che possa far partire un processo di pace. Un 2023 sfidante e poi tanti progetti, tanti obiettivi su cui lavorare per i prossimi mesi. Io auguro a tutti voi, le vostre redazioni, i vostri colleghi, che sia un anno pieno di soddisfazioni. Il mondo dell'informazione patisce, come tutti gli altri settori, le conseguenze di un anno difficile. Mi auguro che tanti giovani possano trovare nel mestiere del giornalista ancora una grande occasione di gratificazione professionale, un modo per realizzare il loro sogno, perché abbiamo bisogno di un'informazione buona, corretta, affidabile. E troppo spesso, ancora oggi, assistiamo ad una mistificazione del mondo dell'informazione che passa attraverso i canali dei social, che vengono scambiati come informazione attendibile. Noi dobbiamo difendere tutti insieme l'informazione, i principi etici, deontologici che sono alla base del mondo dell'informazione. Dobbiamo saper tracciare un confine tra ciò che è informazione, ciò che è opinione, commenti, e dobbiamo farlo soprattutto con i giovani. Io ho tre figli, ho un figlio che comincia ad essere grandicello, cresce, frequenta i social media, e mi rendo conto quanta strada e quanta fatica c'è da fare per spiegare ai nostri ragazzi che cos'è l'informazione, cosa significa informarsi correttamente. Informarsi correttamente non significa andare attraverso il cellulare su una piattaforma di social media
e scambiare un commento per una notizia corretta. È un lavoro molto molto complicato che non possiamo lasciare solo al mondo dei giornalisti, ma che dobbiamo fare anche noi come istituzioni, mondo della scuola, famiglia, perché un'informazione corretta, trasparente e democratica è alla base anche di una convivenza democratica. Per questo mi piacerebbe assicurare a tutti voi il nostro pieno sostegno a qualunque tipo di battaglia che dobbiamo fare tutti insieme per il mondo dell'informazione, perché possa essere tutelato, possa essere promosso e possa crescere secondo i principi più sani e corretti.